la sete è grandissima e molte persone che mi seguono, anche altre persone che non mi seguono, e tutti assieme facciamo una piccola grande rivoluzione che si porterà avanti nel corso dei decenni, dei secoli. Bentornate e bentornati in un nuovo video. Per i nuovi io sono Fabio Nezzak. Oggi l'avrete visto dal titolo, ma partiamo subito con l'introduzione, ma forse è meglio. Allora, la domanda iniziale è: come mai ci sono persone che fanno percorsi su percorsi e talvolta vivono un senso di esclusione, aggiungo automatico, vuoi dalla famiglia, vuoi dalle amicizie? Avete presente quel video dove io ho parlato di ti considerano una pecora nera solo perché tratti certi argomenti, porti a casa certe novità di conoscenze alternative? Beh, questo è un video che va ad approfondire ancora di più l'argomento. Ci sono situazioni dove più percorsi vengono fatti, più questo senso di esclusione si farà grande. Può sembrare una contraddizione, in realtà esiste un meccanismo importantissimo che viviamo fin da quando siamo nati e che ha a che vedere con la lotta per la sopravvivenza. Lo vedremo tra poco nei dettagli. Io intanto vi ricordo di mettere un bel like a questo video, ad iscrivervi al mio canale se ancora non l'avete fatto cliccando sulla campanellina, e ora sigla. Allora, la prima cosa che dobbiamo riconoscere è che ognuno di noi non viene visto come singola persona, bensì come un insieme di persone. Con questo intendo dire che nostro nonno è in noi, e così nostra zia, e così ogni altro componente genealogico. Ogni nostro evento nasce da un insieme di eventi vissuti dai nostri antenati e che, ci piaccia o no, c'è un grande amore tra tutti noi. Diciamo, c'è un grande amore che ci circonda, sia verso di noi, sia da noi verso i nostri antenati. È un amore, oserei dire, animico, se me la fate passare, un qualcosa di molto profondo che va oltre i giochi della mente. Questo amore spesso è ancora più grande quando, pensate, parliamo di persone con le quali abbiamo vissuto un contrasto. Il progetto iniziale è proprio quello di dover fare esperienza insieme e vincere queste lotte, quindi ci siamo programmati di avere dei contrasti, tu di essere la suocera, lei di essere la nuora e di avere dei contrasti, dico suocera e nuora perché di solito si fanno quei riferimenti. A livello inconscio vengono viste come opportunità per crescere, anche se a livello cosciente rappresentano tutt'altro, rappresentano dei contrasti. L'odio di per sé altro non è che l'altra faccia dell'amore, un grande bisogno di sentirsi compresi. Molte tra le persone che mi seguono hanno fatto una scelta di vita e la sete di conoscenza talvolta, lo vedo tutti i giorni, è grandissima. La sete è grandissima e molte persone che mi seguono, anche altre persone che non mi seguono, e tutti assieme facciamo una piccola grande rivoluzione che si porterà avanti nel corso dei decenni, dei secoli. L'intento spesso è quello di realizzarsi come persone. La maggior parte delle volte partiamo da questo presupposto, ma anche quello di permettere ai nostri discendenti di avere un percorso di vita migliore. Al di là di quale spinta ci sta o meno a monte, che ha sicuramente una radice comunque animica, quindi legata all'anima, noi come singole persone amiamo rimanere leali alla famiglia e non tradirla mai. Ripeto, noi desideriamo rimanere leali alla famiglia, intesa come lealtà viene chiamata invisibile. Il fatto è che ogni genealogia è caratterizzata, oltre che da una propria storia, anche da un credo comune. Spesso per generazioni la religione seguita
è stata praticamente sempre la stessa, oppure parlando di abitudini. Questo permette di sentirci uniti e soprattutto protetti, arrivando al punto ogni volta che noi come singola persona usciamo dagli schemi che hanno caratterizzato generazioni e generazioni, quindi dei nostri antenati, ci sentiamo inconsciamente in colpa. A livello cosciente ciò è difficile che accada, cioè sentirsi in colpa perché io faccio un certo tipo di letture, esco dal credo familiare e via dicendo. Anzi, il più delle volte il tutto è caratterizzato da un contrasto in cui ognuno ritiene di avere la propria verità in mano, la verità suprema talvolta. Questo senso di colpa genera una specie di cambio, io oso dire di magnetismo. In pratica, invece di sentirci attratti dal cuore della famiglia, ci percepiamo respinti, ma solo in parte ce ne rendiamo veramente conto, perché questo molto spesso non è caratterizzato da un essere respinti direttamente dai familiari, ma dalla vita stessa, vedremo tra poco. Immagina per un attimo che per più generazioni ci sia stato un credo di stampo cattolico, cristiano cattolico, e ad un tratto arrivi tu che la pensi in modo completamente diverso e anzi definisci cattolici come persone che stanno sbagliando in qualcosa. Ritieni che esista per esempio la reincarnazione, non che la Chiesa non l'ha mai creduta, perché se prendiamo il Consiglio di Costantinopoli, se non erro 313, insomma fino a prima si credeva nella reincarnazione. Quindi, voglio dire, è quasi più una novità. Che ci siano poi dei segreti, ipotesi, quindi tu ipotizzi l'esistenza di questi segreti, magari fai costellazioni familiari, cominci a indagare, vi dicendo, e che è giunta l'ora, quindi, di portare luce alla luce in questi segreti, invece di continuare a proteggersi, cioè io non dico il tuo segreto, tu non dici il mio segreto e via dicendo. Inizialmente tutto può correre per il meglio, ma successivamente qualcosa si mette in moto. Temi di essere escluso. Non parlo di un senso di esclusione a livello cosciente e nemmeno che per forza ci sia stato detto che te ne devi andare per ipotesi, perché non necessariamente dobbiamo essere arrivati a questo per parlare di senso di esclusione. Parlo piuttosto di una volontà che è più tua che della famiglia stessa. Questo è il punto centrale. Sentendoti contro il credo che ha unito intere generazioni, provi una paura di fondo che risveglia una paura che hai già conosciuto e che cerchi di evitare in tutti i modi, ossia la paura dell'abbandono. A livello strettamente animale, la paura questo tipo di paura si ricollega alla paura della non sopravvivenza, cioè di non sopravvivere. Questo perché per milioni di anni il fatto di accettare le regole del branco, parlando proprio anche di mondo animale con le sue regole, vi dicendo, e l'adattarsi ha permesso di avere un supporto al momento del bisogno. Caso contrario venivi scartato perché considerato pericoloso. Ora immagina di tornare indietro nel tempo e di fermarti ai tuoi primissimi mesi. Ci bastano i primi 18 per fare un ragionamento completo. Ogni volta che hai temuto di non essere al centro, praticamente, delle attenzioni, esempio, dei tuoi genitori, hai pianto disperatamente ed il corpo più e più volte si è contratto manifestando una paura di fondo che ho già citato, ossia la paura di essere esclusi. Quindi pianti, sistema muscolare contratto, sistema nervoso contratto e via dicendo. Quei pianti e soprattutto quelle paure sono ancora registrate come se fossero appena avvenute e visto e considerato che il tempo non esiste a livello inconscio e l'inconscio li considera ancora vivibili, cioè come se io li potessi ancora rivivere ma non li riesco a riconoscere nei dettagli quei momenti. In pratica non siamo mai realmente cresciuti. Abbiamo solo dato un nuovo contorno agli eventi,
ma al centro di tutto c'è ancora il bambino dell'epoca. Avete presente quando si parla del bambino interiore? Ecco, più o meno il ragionamento è quello. Proprio per il fatto che nessuno riesce a ricordare, soprattutto a livello visivo, i fatti accaduti attorno alla nascita, ci includo anche quando eravamo feto, ci porta a vivere nel terrore del cambiamento. In pratica, ogni volta che puntiamo ad una trasformazione, specialmente di carattere emotivo, spirituale, quelle memorie ritornano a pulsare nuovamente, ma non ce ne rendiamo conto, in poche parole. E una vocina ci continua a dire: stai attento, perché altrimenti tutto torna come quando sei stato abbandonato, o meglio, hai temuto di essere stato abbandonato. In realtà, vi dicevo in un video, la mamma era nell'orto, non sentiva i tuoi pianti perché c'era il trattore che stava passando e via dicendo. Quindi da una parte proviamo un senso di colpa per tradire il legame che unisce generazioni su generazioni. Dall'altra abbiamo la paura di rivivere quegli stati di shock che non ricordiamo nei dettagli. Se poi quando siamo stati feto abbiamo temuto di essere stati di essere abortiti semplicemente perché, ipotesi, nostra madre accidentalmente cadde a terra, oppure perché la famiglia non vedeva di buon occhio la nostra stessa nascita, per fare un esempio. Insomma, il tutto diventa ancora più forte. Se poi cominciamo ad indagare i segreti, come vi dicevo prima, il rischio è ancora più grande, è molto più alto. Temiamo di essere esclusi in nome di una lealtà dove tutti proteggono tutti. Pur sapendo che i segreti condizionano la nostra vita in non bene, cioè condizionano in male, voglio dire, limitano, qui ho scritto riducendo i successi, perché è inevitabile, è un'energia bassa quella, siamo disposti talvolta involontariamente a mantenerli così come stanno pur di non essere esclusi, tutto un viaggio a livello inconscio. Questa forma di esclusione si ha perché noi per primi riteniamo di meritarla, questa esclusione, pur riconoscendo di temerla. Poi, ad esempio, guardando ad un campo energetico arricchito dal dolore fisico, per esempio, dove c'era anche la morte, gli eretici, per esempio, di un tempo, hanno visto, ce la ricorderemo tutti dai libri di scuola, l'Inquisizione, e ciò tuttora pesa perché comunque permane nel nostro DNA personale, familiare e via dicendo. Nel momento in cui usciamo dagli schemi, quel tipo di energia traumatica si risveglia e pulsando tra i nostri ricordi non coscienti, da una parte ci spinge a tornare al credo familiare e dall'altra ci porta a vivere eventi in cui ci sentiamo scartati. Questo ovviamente accade in profondità, non è che ci ragioniamo ovviamente a livello cosciente. Incidenti e malattie, per esempio, o anche forme di dipendenze varie, molto spesso sono il risultato di tutto questo perché vissuto in modo poco equilibrato. La famiglia talvolta preferisce eliminare un soggetto, di questo ne parla ampiamente Bert Hellinger, piuttosto di mantenere in piedi una tale trasformazione che potrebbe causare danno con il resto del sociale, se non l'estinzione stessa della famiglia. L'evoluzione spirituale e la crescita interiore devono sempre essere accompagnati da una forma di rispetto nei confronti dei nostri antenati per rimanere in perfetto equilibrio, che non vuol dire tutto il giorno mi metto lì ad appendere foto dei miei antenati, anzi è controproducente energeticamente. Voi lo sapete, ho dedicato dei video sul evitare di appendere foto di antenati perché energeticamente ci porta al loro conflitto. Però comunque una foto così in casa non è che faccia chissà che danni, però è meglio metterli nell'album e finita lì. Però ecco, onorarli attraverso proprio una preghiera, il pensarli come persone
che hanno fatto parte della nostra stessa storia, beh, quello è molto importante. Lo stesso di nuovo Bert Hellinger, che io cito spessissimo, come sapete per chi mi conosce, dice che avrai maggiore energia da parte degli antenati se tu di tanto in tanto li onori, li ricordi, anche quelli non conosciuti. Quindi la cosa più importante è far evolvere quest'ultima, cioè la nostra famiglia, per permettere che si possa integrare comunque con i cambiamenti delle altre famiglie nel corso del tempo. Ma allo stesso tempo dobbiamo comprendere quanto grande è la nostra paura di essere abbandonati. È la paura più grande che ha un essere umano. Gesù, se mai è morto in croce, poco prima di morire, disse: Dio mio, papà, mamma, perché mi hai abbandonato? E poi dopo un po' muore. Questo perché? Beh, il Salmo 22 lo dice, ed è tra l'altro numerologia vuole, il 22 è la paura dell'abbandono, è la paura delle paure, e l'abbandono è proprio quella paura, parlo dell'abbandono in senso di paura, che limita l'abbondanza, come dico spesso. Può sembrarci una cosa lontana questo della paura dell'abbandono. In realtà è più vicina di quanto possa sembrare. Basti pensare a situazioni in cui veniamo abbandonati dalla partner, dal partner, o abbandoniamo per non essere abbandonati. E rimanere aggrappati ai vecchi schemi non ti permette di rivoluzionare con amore la famiglia per farla vivere meglio. Diventa anche necessario atteggiarsi con la genealogia nel modo più pacifico. Per esempio, vuoi, tipo, si diceva scherzando, la suocera e la nuora, criticare i suoceri, i parenti o anche amici, quindi che escono dalla famiglia ma comunque fanno ormai parte del nostro insieme di persone con cui ci si riunisce. Beh, è una delle cose peggiori che possiamo fare per noi e per la nostra discendenza, perché a livello energetico non va bene una critica fatta né a un esterno né a un familiare. Quindi questa educazione al senso di pace eviterà di creare nuovi programmi per la discendenza stessa, che tra l'altro ha bisogno di scoprire l'amore piuttosto che l'attrito o la critica. Ricordo a tutti che in descrizione ci sono 4 importantissimi link. Il primo ti permette di accedere alla pagina del mio sito dedicato ai miei incontri individuali, a tu per tu con me. Quindi non boicottiamoci, ci sono 2 moduli. Compilando il modulo 1 avrai informazioni da parte di una mia collaboratrice, diciamo dettagliate, per una sessione che io chiamo di sblocco per i più svariati ambiti della vita. Noi il giorno in cui ci incontriamo, e solo in quel momento, non prima, attenzione, ti farò un elenco di obiettivi di carattere economico, lavorativo, sentimentale, familiare, rapporto con gli altri, insomma, con i figli. Poi tu mi dirai qual è la tua priorità, mi dirai qual è il tuo di obiettivo. Poi da lì ti darò tutto un insieme di informazioni, un percorso da seguire per sbloccare la situazione. Poi avete il modulo 2 dedicato al percorso di chiaroveggenza. Io dico sempre: la chiaroveggenza è già attiva, deve solo manifestarsi. Non è che non siamo chiaroveggenti, lo siamo, ma c'è un qualcosa che, una specie di paralume che limita la forza e l'intensità della luce di una lampadina che comunque è già sempre stata accesa ed è sempre potentissima. È un percorso a più date, individuali, non di gruppo, e viene richiesto di aver fatto almeno un incontro del modulo 1, perché prima ci dobbiamo conoscere. Non dico sempre sì subito a tutti, a volte c'è bisogno di un percorso, e viene rilasciato un diploma a risultato raggiunto. Dopodiché avete le mie 2 gioie, Alaisha e il manoscritto segreto, i miei ultimi libri in ordine di tempo, che sono 2 saggi di psicobiogenealogia, lo studio dell'inconscio, romanzati con dei personaggi, e sta per uscire, mancano pochissimi giorni, il nuovo libro, Il destino nelle tue mani, dai video alla carta stampata. In pratica, i miei video
revisionati, fatti con il grassetto, distinte le cose all'interno del libro, qualche foto. Insomma, è venuto carino. Il 1° di luglio esce ufficialmente, in teoria, come dicevo nel video di ieri, dovrebbe uscire il 1° di luglio. Me lo auguro perché sono qui tutto nella gioia di ricevere le mie copie. Poi avete i videocorsi completi e la pagina dedicata alle live. Vedremo quando ricominceremo. Io vi ringrazio tantissimo di essere arrivati sino alla fine di questo video. Un grandissimo abbraccio dal vostro Fabio Nezzak.net.